Sono Sara Tresso, sono responsabile di zona delle politiche sociali di NovaCoop e sono coordinatrice del progetto Impatto. Il sottotitolo di Impatto è Con Coop un patto per i territori. Si tratta di un progetto che è stato avviato inizialmente nel 2018 come riflessione interna delle politiche sociali rispetto alle relazioni che la cooperativa NovaCoop teneva sul territorio. Queste relazioni avevano sicuramente bisogno di un rinnovamento, sia in termini di tematiche, sia in termini di posizionamento di Coop rispetto ai propri partner. Abbiamo quindi avviato un percorso di mappatura di alcuni territori su cui ci interessava iniziare a intervenire e quindi abbiamo individuato 8 territori sperimentali. Poi, dopo una pausa dovuta chiaramente al lockdown in conseguenza del Covid, abbiamo ripreso il progetto e abbiamo lanciato a dicembre del 2020 una call for ideas con cui abbiamo invitato i soggetti che erano su questi territori, non solo soggetti del terzo settore, ma anche imprese, istituzioni, enti pubblici, società private, gruppi informali, a presentarci delle idee di progetto sui temi del cibo, della salute e del benessere e della sostenibilità. In seguito abbiamo valutato le idee che sono pervenute e le più adatte, le più coerenti con un sistema di criteri che avevamo dato nella call stessa sono state prese per costituire, insieme a chi le aveva proposte e alle proprie reti, dei tavoli di lavoro locali. Questi tavoli di lavoro locali hanno lavorato quindi a partire dall'inizio del 2021 alla armonizzazione di queste diverse idee, che chiaramente erano tutte diverse tra loro, per andare a sviluppare un unico progetto che insisteva quindi sugli 8 territori a partire dalle idee originarie di questi partner partecipanti. Abbiamo quindi sviluppato una prima annualità di progetto che è andata a concludersi circa un anno fa, a marzo-aprile del 2022, a cui è seguita una seconda annualità di progetto che si è conclusa a dicembre del 2022 con le stesse reti di partenariato e con delle piccole modifiche dei territori su cui siamo andati a lavorare. I progetti che si sono sviluppati inizialmente avevano un taglio fortemente orientato al sostegno delle fasce deboli, all'intervento sui bisogni primari, perché eravamo in epoca Covid e quindi c'era molto forte il bisogno di intervenire su quelle fragilità che erano aumentate proprio nel corso della pandemia in conseguenza di queste. Mentre nella seconda annualità di progetto abbiamo potuto dedicarci un pochino di più al tema della convivialità e del cibo, che è una tematica forte che è stata sviluppata secondo diversi filoni, quindi da un lato il tema dell'autoproduzione, andando ad esempio a lavorare sul tema degli orti urbani, degli orti collettivi, dall'altra sulle produzioni locali, andando a lavorare con i produttori, anche coinvolgendo i produttori di Coop, e dall'altra ancora sul tema della convivialità, quindi andando a sviluppare degustazioni, cene, pranzi, sempre realizzati insieme ai partner di territorio e poi offerti alla cittadinanza. Sul tema della sostenibilità abbiamo sviluppato molto anche dei percorsi più di taglio educativo o comunque informativo, andando a parare soprattutto sulle connessioni tra sostenibilità ambientale e alimentazione, e sulla salute e sul benessere siamo andati a promuovere dei percorsi anche più ludici, più aggregativi, che avevano comunque la funzione di proporre dei sani di stili di vita per la popolazione in generale, per la cittadinanza. Per quanto riguarda i luoghi in cui il progetto si è sviluppato, nel primo anno di progetto ci siamo più spostati sui territori e sui luoghi dei nostri partner, anche perché il punto vendita non poteva offrire granché in un periodo di restrizioni relative agli assembramenti, eccetera, mentre nel 2022 abbiamo potuto accogliere anche il progetto nei nostri spazi, quindi negli spazi di Coop, ovvero i punti ristoro in primis, ma anche le sale soci per conferenze o altre attività di questo tipo, le piazze dei centri commerciali per attività più aggregative e ludiche.
Si tratta di un progetto dove le relazioni si trasformano in continuazione, ma si lavora a partire da obiettivi condivisi e da una progettualità comune, e questo facilita la relazione perché non si tratta di una relazione ascritta, ma di qualcosa che corre con chi la vuole mantenere e portare avanti. E quindi, pur stando nella difficoltà della sperimentazione e quindi anche un po' dell'incertezza di quello che può venire avanti, sicuramente si tratta di un progetto generativo di relazioni forti e interessanti, e soprattutto è portatore di una nuova reputazione per Coop sui territori, che viene riconosciuto come un soggetto attivo nella progettazione, non solo come un ente che magari sostiene o eroga dei fondi per progetti di altri.